problema oggi dell'economia, del futuro della società italiana non è il diritto o la libertà degli imprenditori di licenziare i lavoratori, tanto poi ci pensa lo Stato, ma il problema è quello di come assumere giovani che oggi un lavoro non hanno. Questo dovremmo dire, e io rispetterò le decisioni del mio partito, l'ho sempre fatto, fin da quando avevo l'età di Giacomo e anche meno anni di lui, quando scoprì la politica, ma mi batterò sempre nel mio partito, perché ci sia il rispetto di quei principi, di quei valori che danno senso ad un'idea della politica, dove nessuno è subalterno alle compatibilità, alle contingenze o ai condizionamenti che vengono dagli altri, e dove gli equilibri dentro una maggioranza non avranno mai la prevalenza e il significato di dominare invece le ragioni di senso di una scelta di campo che abbiamo fatto in tanti. Questa battaglia la faremo assieme, così come farò una battaglia per la moralità della politica, per un'etica pubblica, per ricostruire un rapporto di fiducia tra gli abitanti di questa regione e le istituzioni di questa regione. È la nuova esperienza di governo che si sta per avviare, con personalità capaci, competenti, che ascolterete tra poco. Questo è un grande partito e ha la grande responsabilità di portare l'Italia fuori dalla crisi peggiore della sua storia. Lo possiamo fare, lo faremo assieme, ma ricordiamoci sempre, quando c'è quella scena delle mani sulla città, che noi non siamo Nottola, noi non siamo De Angelis, noi siamo Balsamo, noi siamo la democrazia. Grazie.